Non è tanto facile per un novantenne come me spiegare a dei ragazzi della vostra età cosa è stata la grande guerra per chi l'ha vissuta, la seconda guerra mondiale. Però una cosa posso dirvi è che la prima guerra mondiale, che fu una tragedia come la seconda, però fu combattuta al fronte in generale, nelle trincee. I racconti delle trincee sono famosi, ci sono stati tanti grandi film che hanno raccontato questo. Ma invece la seconda guerra mondiale c'ha questa particolarità tremenda, che fu anche una guerra in cui le bombe piovvero non sulle trincee, ma sulle città, con gli abitanti che stavano sotto e che morivano sotto le bombe. Ci furono dei bombardamenti spaventosi durante la Seconda Guerra Mondiale. Il periodo della Seconda Guerra Mondiale è caratterizzato anche da un'altra cosa importantissima. Fu l'epoca del fascismo e del nazismo. Il fascismo e il nazismo erano due ideologie totalitarie che praticamente avevano delle idee su quello che doveva essere il dominio di un paese che era completamente il contrario di quello che è la democrazia. Non solo, ma erano dei regimi che suscitarono sempre dentro fra i giovani della vostra età, tra cui c'era anche io, una avversione fortissima, perché noi pensavamo che il mondo dovesse essere un mondo libero, non un mondo occupato da regimi totalitari. Allora non si sapeva niente dei campi di concentramento, non si sapeva niente di questa mostruosità che fu la Shoah, per cui i nazisti misero nei campi di concentramento migliaia e migliaia di ebrei e li lasciarono morire oppure li mandarono nei forni. Fu una cosa spaventosa. Non lo sapevamo, però istintivamente eravamo contro questi regimi e naturalmente alcuni di noi giovani addirittura speravano che la guerra la perdessimo, non soltanto, ma speravano che vincessero i nostri nemici inglesi, americani. Noi volevamo che fossero loro a vincere la guerra. E c'è un episodio che voglio raccontare che è abbastanza caratteristico di tutto questo, perché eravamo tutti quanti, io appartenevo al 52° battaglione di istruzione, di apostrofo istruzione, che noi avevamo levato l'apostrofo e lo chiamavamo 52° battaglione di istruzione, perché ci sentivamo distrutti giorno per giorno da queste marce, infatti, terribili che ci facevano fare e dalla vita che si viveva allora sotto le tende. Ma un giorno il battaglione fu passato in rivista da un generale, ci schieriamo tutti quanti in fila e il generale sul cavallo bianco passò davanti a noi e aveva un assistente con cui, insomma, diceva i suoi ordini, le sue impressioni. E quando arrivò all'altezza mia, mi indicò, ci fu come una specie di telepatia fra me e questo generale, perché lui sentì evidentemente da parte mia
un'onda negativa, si fermò col cavallo e disse all'assistente: chi è quel soldato? Io mi feci avanti, feci il saluto, fante universitario Raffaele La Capria, e il generale disse al suo assistente: vedendo quel soldato ho capito che perderemo la guerra. E questo fu, diciamo così, abbastanza poi profetico, perché dopo un po' la guerra la perdemmo veramente. Nel 1945 io ero a Napoli, arrivarono gli americani e naturalmente furono accolti, come tutti sanno, con grande entusiasmo dalla popolazione, anche perché gli americani portavano la libertà non soltanto, ma anche pane bianco, viveri, musiche, il boogie boogie, eccetera. E quindi ci fu una grande euforia nella popolazione napoletana. Ancora si combattevano le ultime battaglie sul Volturno, e fu in quel tempo che io conobbi Bill Weaver, che faceva il portaferiti e che qualche volta aveva dei periodi di licenza e dal fronte del Volturno veniva a Napoli. Ci incontrammo in una libreria perché lui cercava un libro e io gli indicavo sto libro dove stava, e lui nel suo cattivo italiano, io nel mio cattivo inglese, cominciammo a parlare. Si stabilì fra di noi una grande simpatia. Eravamo giovani, avevamo la stessa età, eravamo tutti e due degli intellettuali che volevano diventare scrittori. E così lui mi prestò tanti libri che facevano parte della cultura americana, che ancora a causa della guerra non erano arrivati in Italia. E io gli feci conoscere alcuni poeti italiani che ancora loro non conoscevano. Ci fu insomma questo scambio culturale che poi diventò anche importante, perché noi ragazzi napoletani fondammo un giornale e in questo giornale io feci tante traduzioni di libri che mi aveva regalato Bill, l'americano che avevo appunto incontrato. E così anche su questo giornale di cultura ci fu questa specie di scambio culturale durante il periodo della guerra tra ragazzi americani che erano venuti a combattere in Italia e noi napoletani che stavamo lì, e fu uno scambio culturale molto interessante perché, insomma, tante traduzioni di poeti e di scrittori inglesi, americani, eccetera, li facemmo allora con l'aiuto di Bill, questo americano che diventò poi uno dei nostri perché diventò amico di tutti questi giovani intellettuali napoletani. Bill, poi ebbe una fine, come ho scritto pochi giorni fa sul Corriere della Sera, ebbe una vita tragica perché diventò uno dei più grandi conoscitori della letteratura italiana e tradusse i libri di Calvino, di Gadda e soprattutto di Umberto Eco, ma poi ebbe una tragedia perché fu ebbe un ictus cerebrale e da allora non ci riconobbe più nessuno dei suoi amici, se ne ripartì per l'America e pochi giorni fa ho saputo che è morto. Però Bill fu un grande incontro che avvenne appunto tra i giovani italiani e i giovani americani, un incontro casuale ma bellissimo che portò sia noi a conoscere cose dell'America, della letteratura americana, inglese, che non conoscevamo prima, e Bill invece a tradurre diventò una specie di ambasciatore della cultura
e della letteratura italiana in America. Così posso dire che insomma la guerra fu una cosa spaventosa per tutti, però io posso pure estrarre da questa tragedia qualche lato positivo, e uno dei lati positivi fu proprio l'incontro con Bill e con l'America che lui mi portava appresso, fu un incontro bellissimo perché fece per tutte e due insomma nascere prospettive diverse, fu un incontro culturale, fu un incontro letterario e fu un incontro umano, di amicizia fra due ragazzi che soltanto la tragedia che poi capitò a Bill interruppe.